Bentornati e siamo noi, vogliamo occuparci di quella forbice di diseguaglianza che si è ampliata a dismisura tra chi ha tutto, ha troppo, chi non ha niente. Sono diseguaglianze feroci che zavorrano il presente, il futuro del nostro paese, quello dei nostri figli, dei nostri nipoti. Allora ne parliamo con Paolo Pagliaro, che come vedete è rimasto qui, e con l'altro ospite che si è aggiunto alla nostra riflessione, Carlo Borgomeo, che per qualche mese ancora guiderà come presidente Fondazione Con il Sud, un'esperienza ormai vissuta per 13 anni, da funzionario militante, come ama definirsi. Ben arrivato. Grazie, grazie. Allora, Presidente Borgomeo, visto insomma la notizia da cui siamo partiti e proprio per saldare il tema che stiamo affrontando con questa notizia, io non posso non chiederle come da esponente, anche voce di quel terzo settore che con progetti, con concretezza, seminando e combatte da decenni la criminalità organizzata nel Sud, che cosa significa per voi oggi la notizia di questo arresto? Dunque, credo che per tutti gli italiani, per bene per così dire, è una grande notizia, perché è un simbolo che scompare. Scompare un simbolo, scompare una sorta di dimensione di invincibilità che da qualche parte qualcuno sostiene essere della mafia. Non c'è nessuno che non è arrestabile. Lo Stato ce la può fare, in questo caso ci ha messo molto tempo, però è una grande notizia per questo, perché non ci sono simboli che non possono essere abbattuti. Ora, rispetto a questo, come è stato detto prima, la lotta alle mafie è una lotta dura, lunga, e bisogna, parlando delle mafie, evitare una eccessiva enfatizzazione e una sottovalutazione, che sono un po' i rischi nel dibattito, diciamo, culturale e politico. Qualcuno parla di Sud come un terreno tutto dominato dalle mafie. Sappiamo che le mafie sono molto diffuse anche a Nord e sono molto più camuffate, mettiamolo così. Tuttavia, però, bisogna riconoscere che ci sono alcuni territori nel Mezzogiorno, per fortuna non maggioritari, però ci sono anche abbastanza estesi, in cui il ruolo delle mafie è un ruolo troppo forte. E questo storicamente in cui danno le regole del gioco, fissano i criteri di gestione dei rapporti comunitari, e lì bisogna lavorare molto. Il nostro lavoro principale in questo settore è quello della valorizzazione dei beni confiscati, che è una bella risposta, una bella battaglia contro le mafie. È un rapporto che poi è strettamente collegato alla crescita, alla diffusione di un'imprenditoria giovanile estremamente attiva in questa parte d'Italia. Pagliaro, ricordavamo, Paolo, la tua rubrica che fa la radiografia un po' al nostro paese, no? In pochi minuti. E oggi parliamo di diseguaglianze. Le diseguaglianze nel nostro paese non sono una novità, però novità è quanto a dismisura sono cresciute. Allora ti chiederei di far capire al nostro pubblico di che cosa parliamo quando parliamo concretamente di diseguaglianze, guardando al lavoro, all'istruzione, alla sanità, a quei viaggi veramente della speranza da una regione all'altra per cercare cure e terapie, per esempio. Sì, brava, è vero, la diseguaglianza nel nostro paese ha molti aspetti, no? Molte declinazioni. La disuguaglianza dei redditi è la più appariscente, ma non è l'unica e probabilmente non è neppure la più grave. Siamo disuguali rispetto ai rapporti che abbiamo col fisco, no? Pensiamo solo al fatto che in Italia abbiamo una tassa di successione irrisoria, quindi uno resta quello che nasce. Se nasce ricco, resta ricco. Se nasce povero, resta povero, almeno nella prima fase della sua vita. Perché non è previsto un meccanismo correttivo e di redistribuzione come questa tassa di successione, che è sempre stata voluta dal pensiero liberale, perché i vecchi liberali, da Stuart Mill a Einaudi, consideravano inaccettabile che il nipote cretino di un nonno intelligente dovesse vivere di rendita grazie alle fatiche e all'intelligenza del nonno. Siamo talmente disuguali, sì, che
c'è stata una recente, insomma qualche anno fa, una ricerca della Banca d'Italia che dimostrava che le famiglie più ricche di Firenze oggi sono le stesse che erano le più ricche sei secoli fa, nel Cinquecento. Gli stessi cognomi. Quindi c'è l'ascensore sociale completamente bloccato. Siamo differenti, come dicevi prima, nell'accesso all'istruzione, no? Ancora oggi, come ai tempi di Don Milani, si bocciano soprattutto i figli dei poveri. L'abbandono scolastico è una questione che riguarda loro. Siamo assolutamente disuguali nell'accesso alle cure, no? Lo vediamo con tutte le statistiche. Mi fermo perché secondo me la disamina delle diseguaglianze durerà necessariamente perfino più del programma, però tu sei stato molto efficace, molto chiaro. In realtà mi fermo per dare modo al nostro pubblico di intervenire in trasmissione e quindi faccio tappa da Simone. Sì, Gabriella, perché vogliamo conoscere un po' il punto di vista dei nostri telespettatori. Allora vi chiediamo quali sono, secondo voi, i settori di maggior crisi. L'istruzione, la salute, la cura oppure l'occupazione? Ecco, partecipate al dibattito, mi raccomando, prendete il vostro telefono, scriveteci su WhatsApp perché è attivo 348 30 70 345, oppure se volete, sempre attivi ci sono i nostri social, quindi potete venire a trovarci su Instagram, su Facebook oppure su Twitter, e poi c'è sempre attiva la nostra mail, vi aspettiamo. Grazie, grazie Simone. Presidente Borgomeo, rispetto alle diseguaglianze purtroppo più marcate in una porzione, sì, di paese che è quella a sud di Roma, ci sarebbe da parlare dei progetti di autonomia differenziata, ma prometto non lo faccio oggi, non c'è il tempo. Io sono la figlia di un orgoglioso ingegnere della Cassa del Mezzogiorno. Allora le chiedo, che cosa è successo in questi 71 anni e dove le diseguaglianze sono diventate più marcate, al punto da dire che quasi non sono state intaccate? Le rispondo con un ragionamento breve che riprende anche le cose che diceva Pagliaro. E cioè, quando parliamo di diseguaglianze, noi inevitabilmente rischiamo di commettere un errore. Cioè pensiamo che le diseguaglianze siano un frutto sbagliato del meccanismo di sviluppo capitalistico e ci preoccupiamo di combatterle più o meno intensamente. È un momento in cui forse ci bisognerebbe fare molto di più per superare le diseguaglianze. Quello che manca è la convinzione che queste diseguaglianze, questo livello di diseguaglianze, compromette lo sviluppo. Questo è il punto di cui bisogna convincersi. Alcuni economisti parlano di povertà trappola, e cioè una trappola per lo sviluppo. Quando i livelli di povertà sono così accentuati, i livelli di diseguaglianza sono così accentuati, un sistema non si sviluppa. Questo mi porta a dare la risposta al problema del Sud. Nel Sud il grande obiettivo è stato quello di ridurre il divario del prodotto interno lordo. Fatto 100, il PIL pro capite di un cittadino del nord nel 50, il cittadino del mezzogiorno aveva un PIL del 52,9. Dopo 72 anni c'ha un PIL del 56,2. È quindi fallito. Veramente è fallito. Perché è fallito? Perché siamo stati stupidi, ladri. Sono argomentazioni deboli. In 70 anni vuol dire che è stata sbagliata una cultura dello sviluppo. Lo sviluppo si fa mandando i bambini a scuola, si fa facendo i servizi sociali che includono i soggetti deboli. Come dicono gli economisti, prima il capitale sociale e quindi lo sviluppo, non il contrario. Ecco, abbiamo messo i puntini sulla i. Partiamo dal capitale sociale, anzi ripartiamo dal capitale sociale. Noi stiamo per andare qualche istante in pubblicità, poi vorrò chiedere a Paolo Pagliaro conto di quel libro che ha appena pubblicato, che ha un titolo molto efficace, 5 domande sull'Italia, i dilemmi di un paese inquieto. Usciamo dallo studio e torniamo a breve. Come ti chiami, figliolo? Oliver Twist. Sei venuto qui per essere istruito e per imparare un mestiere utile. Che devo imparare, signore? E non fare tante domande, ragazzo. Per piacere, ne voglio ancora. Cosa? Ancora? Dal romanzo di Charles Dickens. Ma avevi vissuto finora? Oliver Twist, mercoledì alle 20:55. Strano nome, Oliver Twist.
La sensibilità dentale è un disturbo diffusissimo, basta semplicemente usare i prodotti giusti. Sensodyne protegge dalla sensibilità dentale. Le persone riescono a bere una bibita fredda dal frigorifero, si gustano un gelato. Io raccomando Sensodyne perché funziona. Un'insalata e un bicchiere d'acqua per me. E se non basta, prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo. Ascolta il tuo cuore. Anche in farmacia. Edoardo è nato dopo una gravidanza difficile. Mi sono resa conto che allattavo Edoardo e non mi guardava. Edoardo ha la SCN8A, una sindrome genetica rarissima. Non vede, non parla e non cammina. Ma grazie agli specialisti della Lega del Filo d'Oro sta entrando in contatto con il mondo. Chiama l'897-9026 o vai su mondodc.it e dona 9 euro al mese. Edoardo soffre di crisi epilettiche. Cancellano con un colpo di spugna magari una tappa raggiunta. Alla Lega del Filo d'Oro mi hanno fatto capire che Edoardo poteva fare. Ed ho iniziato a sorreggere il capo, imparato a giocare. La soddisfazione più grande è vederlo crescere dal punto di vista motorio. Chiama l'897-9026. Bastano 9 euro al mese per garantire a Edoardo e a tanti altri bambini un futuro di progressi. Le cose da fare le scopriremo solo affiancandoci alla Lega del Filo d'Oro, che ci ha dato una speranza. Edoardo è il mio bambino. È la prima cosa che gli ho detto. Io non ero così pronta per un amore così grande. La vita di bambini come Edoardo è piena di incognite, ma insieme potremo farli uscire dall'isolamento. Chiama ora l'897-9026 o vai su mondodc.it. Diventa donatore regolare della Lega del Filo d'Oro. Bastano 9 euro al mese. Grazie. Sintomi del raffreddore e dell'influenza? Tachiflu, Task, a portata di Task, pronto da prendere, pronto da agire. Combatte i sintomi e decongestiona le vie nasali. Tachiflu, Task, e la giornata continua. E quando puoi concederti una calda cura, Tachiflu, Deck. Mostra il tuo colore senza nessuna paura con il nuovo Garnier Olia, senza ammoniaca, senza silicone, con il 60% di olio. Infonde il colore in profondità per una massima intensità del colore. Il 98% delle donne non vede danni ai capelli. Fidati di Olia, da Garnier naturalmente. Che ci fai con un estintore? Mi proteggo dal fuoco di Sant'Antonio. Ma brucia davvero? Se togli il punto di domanda, la frase è perfetta. Sai che è una malattia molto dolorosa che può peggiorare la tua qualità di vita? E allora che si fa? Chiedi al tuo medico se puoi vaccinarti. Con il fuoco di Sant'Antonio non si scherza. Eccoci ritornati in studio, riprendiamo la nostra riflessione sulle terribili diseguaglianze che crescono ogni anno nel nostro paese. Proprio oggi che a Davos in Svizzera si apre la prima giornata di lavoro della 53esima edizione del World Economic Forum, che vede insomma la presenza di 52 capi di Stato, di governo, presidenti di banche centrali, leader di ogni dove, e come ogni anno in questa occasione Oxfam presenta il suo rapporto. E lo ha fatto anche questa mattina, l'ha fatto lanciando una petizione Stop Diseguaglianze. Allora, benvenuto, bentornato, Misha Maslenikov, Policy Advisor per la Giustizia Economica di Oxfam Italia. Ciao Misha. Buon pomeriggio Gabriella, ben ritrovati e buon anno. Allora Misha, efficacissimo il titolo del rapporto, la diseguaglianza non conosce crisi, è l'unico settore a quanto pare che non conosce crisi. Necessariamente, ahimè, sinteticamente, ci fai comprendere che cosa fotografa il rapporto che avete presentato questa mattina, in particolare, anzi, partiamo dall'Italia, per quanto riguarda l'Italia.
Gabriella, per quanto riguarda l'Italia, noi ci concentriamo chiaramente su quella parte di periodo della cosiddetta policrisi, le tante crisi che si stanno assommando nel nostro paese, dalla crisi pandemica, la crisi dell'energia, le pressioni inflazionistiche, il rischio di nuovi eventi recessivi, eccetera, e ci concentriamo sul periodo 20 e 21, guardando in realtà poi anche all'attualità, a quello che riusciamo a fotografare sull'ultimo anno che si è concluso. Per quanto riguarda il nostro paese, se devo essere sinteticissimo, la ricchezza si è concentrata di più al vertice della piramide distributiva. Per quanto invece riguarda le disuguaglianze reddituali dei redditi delle famiglie, l'azione dei governi, quindi i grandi interventi a supporto delle famiglie, eccetera, che ci fanno riscoprire il valore del welfare, in realtà, in periodi così bui, sono riusciti a contenere i divari che non si sono incrementati. Ma il messaggio di fondo deve essere questo: sono interventi che hanno in qualche modo reso il quadro meno grave, meno acuto, ma sono interventi estemporanei, temporali e straordinari. Tutto ciò che queste crisi ci stanno facendo vedere, le grandi fratture, i grandi divari economici e sociali che si intersecano, si riproducono nel tempo, non sono stati intaccati strutturalmente. Anzi, devo dire che purtroppo anche in questa nuova stagione politica vediamo interventi che rischiano, oltre alla congiuntura difficile di fronte a cui rischiano di esacerbare di più queste disuguaglianze. Una volta, Miscia, ci troviamo a dire che lo sguardo è corto. Tu facevi accenno al divario tra veramente le ricchezze detenute da pochi e il gran numero invece di chi di ricchezze non ne ha, quindi diciamo questo tema ce l'hai reso insomma di evidente comprensione. È sottolineato in rapporto qualcos'altro che è interessante, cioè l'inflazione morde parecchio, no? E questo pesa per esempio su 6 milioni di dipendenti del privato che si trovano di fronte a un'erosione dei salari e non riescono a far fronte all'aumento dei prezzi. Sì, è chiaramente così. L'inflazione ha raggiunto livelli record su base annua, inflazione che non abbiamo visto dall'inizio dei primi anni 80 in questo paese. Chiaramente l'inflazione va, se vogliamo, non solo un conflitto distributivo, ma in primis emergono divari inflazionistici forti, ovvero l'inflazione morde di più, cosa anche abbastanza semplice da capire, le fasce più vulnerabili della popolazione, le famiglie che hanno livelli di spese equivalenti più bassi, hanno spesa per l'energia, per il riscaldamento, utenze domestiche, cibo insostituibile, incomprimibile. L'inflazione morde i salari tantissimo ed è anche una delle ragioni per cui rimaniamo stupiti e denunciamo nel rapporto come manchi un'azione di stimolo del governo nei confronti delle parti sociali per uno, irrobustire la stagione dei rinnovi contrattuali, grazie, e due grazie, anche per... Grazie Miscia, sì. Noi oggi muoviamo da questi dati, da questo quadro così generale, ma poi insomma dedicheremo delle puntate a capire che cosa si può fare a partire dalla giustizia fiscale cui accennava Pagliaro, che molto vi sta a cuore come Oxfam. Pagliaro, a proposito di quello che abbiamo ascoltato anche adesso, l'intervento di Miscia Maslenikov, e tornando al tuo libro uscito per Il Mulino, 5 domande sull'Italia, il dilemma di un paese inquieto, quale di queste domande secondo te, alla luce di tutto questo, richiede, intanto ce la fai sentire la domanda, una risposta pressante? È la prima: siamo ricchi o siamo poveri? Perché questo è un bel dilemma in Italia. Noi il problema è che siamo sempre più ricchi e sempre più poveri, quindi siamo sempre più disuguali, no? Adesso il nostro amico di Oxfam diceva una cosa molto interessante, cioè gli interventi governativi dell'anno scorso, di 2 anni fa, quindi in sostanza il reddito di cittadinanza, oltre ai ristori, eccetera, sono serviti a contenere questo divario e hanno aiutato, diciamo, le fasce più povere. Ma l'aiuto strutturale non c'è. Allora, facciamo sempre l'esempio del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza doveva essere e deve essere l'occasione per far finalmente funzionare i centri per l'impiego, perché se funzionano i centri per l'impiego, l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, che oggi non c'è, finalmente forse si trova. Non è stata così, purtroppo quello è stato il piede debole. Siamo in tempo perché sia siamo così. Assolutamente in tempo e deve essere così. Posso coinvolgere su questo anche il presidente Borgomeo? Perché questo tema del reddito di cittadinanza è ineludibile. Un po' però, per quanto attiene al Sud, ha messo in ombra altri temi, ma sì, sicuramente la questione è tutta lì, cioè accompagnare il sostegno all'accompagnamento al lavoro.
Sì, ed è stato il grande limite del dibattito politico di questi ultimi mesi, accentuato dalle dinamiche elettorali, per cui o si era a favore o si era contro, non si riusciva a discutere. Io faccio sempre, lo dicevo prima chiacchierando con Paolo Pagliaro, faccio sempre riferimento allo straordinario lavoro che ha fatto la Caritas, sì, che ha fatto un esame perfetto delle opportunità e dei limiti del reddito di cittadinanza. Affrontarlo seriamente, vedendo dove ha funzionato, perché non ha funzionato e come integrarlo, è il lavoro da fare. Per esempio, quando si fanno tutte queste discussioni, qualcuno ricorda che il reddito di cittadinanza è negato agli ex detenuti? Che invece dovrebbero essere i primi a prenderlo. Cioè ci sono delle cose che sono state azzerate da un dibattito insopportabile. O sì o no. Così non si fa politica, si fanno disastri. Invece, come diceva Pagliaro, riprendere il tema iniziale, sostegno ai poveri e far funzionare i centri per l'impiego, che non funziona. Anche perché siamo in tempo e speriamo che questa sia, come dire, la manutenzione straordinaria a cui si accennava, temo di no, però insomma staremo a vedere. Io vi ringrazio per averci accompagnato in una riflessione insomma che è veramente qui oggi alle sue tappe iniziali, ma che come sapete è molto cara al nostro programma. Grazie a tutti voi, noi siamo qui da lunedì al venerdì alle 15.15 e vi aspettiamo in studio. A retroscena i Separabili. Alessandro Benvenuti e Chiara Caselli ci raccontano una storia di purezza e fanciullezza che